So che non è facile, ma devo farti delle domande su ciò che è capitato. Mi ha legato le mani. Ha detto che se avessi urlato mi avrebbe ammazzata. Nessun segno di effrazione. Porte e finestre chiuse, niente DNA. Nemmeno un vicino che abbia visto o sentito qualcosa. Ha portato una benda, ma niente per legarle le mani. Come ha fatto a bastargli una stringa? Crede che Marie si sia inventata l'aggressione? Penso che quasi sicuramente sia capitato. Quasi sicuramente o sicuramente? Mi hanno chiesto le stesse cose più volte. Come mai la tua storia non coincide? Volevo tornare a casa mia. Non ci sono vittime qui. È una bugia. Se l'ha inventato. Siamo sulla scena di una violenta aggressione. La polizia ha dichiarato che un aggressore mascherato è entrato mentre la vittima dormiva. Ha detto, devi essere più protettiva nei tuoi confronti. Maschera nera, qualcosa per legare, aggressioni all'alba. Credo che l'abbia già fatto. Aurora, 18 mesi fa, intruso, con una maschera, zaino, l'ha legata, ha fatto foto. Ad oggi non è ancora stato preso. Vedi lo schema? C'è uno stupro, nuove prove, nuovi indizi e poi, andando avanti, tutto si spegne finché non lo fa di nuovo. Questa qui ce la vedremo da sole. E se lui lo sapesse? Tra centrali non c'è comunicazione. Finché colpisce una sola volta per ogni distretto, potrebbero esserci 8 detective in 8 dipartimenti che indagano in parallelo su 8 stupri gemelli, ma che non sanno che lo stupratore è lo stesso. Colpisce in zone diverse, anziane, giovani, diverse razze. Non ha un suo tipo. Sì, donne che vivono sole. Questo tizio è lì fuori e prende di mira le donne più vulnerabili che trova. Ma dov'è la sua indignazione? Questa non è una cosa che si supera. È qualcosa che la gente si porta dietro all'infinito. Perché anche le persone su cui potresti contare, se trovano la realtà sconveniente, non ci credono.